Ciao, sì, lo so, evviva i miei video improvvisati. Allora, quando è uscito il video e quindi quando ho finito di completarlo, mi era arrivato da poco questo mascara, sempre di neve, il Bananace. Vi farò un video approfondito, quando la volta è stato meglio, ma l'ho usato un paio di volte. Provatelo. Provatelo perché rispetto a tutti gli altri che vedrete, questo per adesso penso che sia il migliore, quindi se vi capita, provatelo. Se no, aspettate il mio video approfondito che arriverà a breve. Guardate il video adesso. Ciao! Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi vi voglio parlare dei mascara di Neve Cosmetics. Però devo fare una piccola, piccola, piccola parentesi prima, perché avevo iniziato a fare questa tipologia di video dove testavo tutti i mascara di un solo brand. E mi stava piacendo molto. Poi mi sono imbattuta in questo marchio e ho detto: testiamoli anche perché sono quattro, non sono tanti, testiamoli tutti. Sinceramente, non mi hanno entusiasmato più di tanto. Allora, sono prodotti validi, vegan, con ottime formule, sicuramente. Ma non mi avevano entusiasmato molto e comunque li vedrete. Quindi pensavo di non fare il video per non dire no, questo no, questo no, questo no, questo no. Poi però ho pensato, sono prodotti non adatti alle mie esigenze e a quello che io cerco in un mascara. Però non è detto che non sia la stessa cosa per voi. Se volete un risultato più naturale, se volete un risultato diverso, se volete più lunghezza oppure più volume rispetto a me, quindi potrebbero essere non tanto la recensione, ma le clip dove mostro il prodotto come funziona, funziona così sempre. Quindi potrebbe invece interessarvi. E oltretutto hanno dei prezzi non proprio così economici. Quindi ho pensato alla fine questo benedetto video di farlo. Piccolo parentesi. Chiudiamo la parentesi e iniziamo a testare i mascara che sono Black Bubble e Deep Lash, che dovrebbe essere ciglia da cerbiatto, Lash Academy, che è l'ultimo uscito, e il più famoso Occhioni. Quindi iniziamo, prezzi alla mano, iniziamo il test. Allora, partiamo da Lash Academy, che è l'ultimo uscito. Neve Cosmetics, abbiamo detto, la quantità è un 6,9 ml e viene 14,90 euro. Vi mostro, è un vegan professional mascara, dicono che è fatto così. Questo è l'applicatore, sottilissimo. Insettole sintetiche, ecco qui. E ora clip. Eccoci qui, sono le 23 e questo è il risultato. Se vi state chiedendo dove è finito il mascara, me lo sto chiedendo anch'io. Si sgretola durante la giornata, non è rimasto assolutamente niente, se non aspettate, forse qualcosina qui, ok, così. Se vedete, si sgretola proprio del tutto. Non lascia tanto, no, un pochino lo lascia, non tantissimo fallout sotto, però non arriva a sera. Allora, questo applicatore così piccolino fa ad alzare le ciglia, sì, ma ci vogliono tante passate perché si veda il risultato. È un risultato molto naturale e che ogni passata colora appena appena, quindi ce ne vogliono tante. Fa un effetto sempre naturale, che si vede a differenza dal prima o dopo, ma sempre molto naturale. Quando trovo un effetto più o meno decente per risultato tranquillo, naturale, solo per dire ho il mascara sopra che si vede la differenza, è carino l'effetto, ma sparisce.
Cioè, durante la giornata sparisce, non è che va a perdere i pezzi, perché non trovo dei pezzi sotto, ad esempio, sotto l'occhio, quindi non va a sgretolarsi, svanisce, semplicemente. Se utilizzato tutto il giorno, arriva sera che sembra che non ho niente sulle ciglia, non so come dirlo. Sto contando di non avere rossetto sui denti, scusate, tutto in diretta. E quindi non è... andrebbe riapplicato durante il giorno oppure solo per alcune ore, però non so se vale la pena. Però il risultato lavorandolo c'è. Vedete voi, le clip non mentono, si vede l'effetto che ha. E quindi ho pensato anche per questo di fare il video. Le clip non mentono. Andiamo avanti col prossimo prodotto. E andiamo avanti con Black Bubble Strawberry Volume Mascara. È un 8,5 ml e viene 14,90 euro. E questo qui, i pack sono sempre carinissimi, questo ve lo devo dire. E l'applicatore è questo. I classici volumizzanti ed allunganti. Ma ora vediamo la clip. Eccoci, sono le 20 e qualche minuto e vediamo un secondo. Po' è rimasto. Io mi chiedo di questi mascara come fanno a scomparire, anche perché non lasciano residui sotto. Scompariscono, scompaiono e basta. Molto più semplici da struccare, però se per caso lacrimate appena un attimo ed spariscono completamente. È questo. Io adoro questo fatto della bacchetta magica a mascara. Allora, avete visto che l'applicazione non è male. Cioè, effettivamente è un bel mascara che da volume, da lunghezza, si nota la differenza. Attenzione a non fare troppe passate perché tende, se no, a sgretolarsi. Ma come tanti altri mascara, quindi neanche da ridire su questo. Attenzione solamente che non entri mai a contatto con acqua. Quindi che sia una giornata con un po' di pioggia, se prende una goccia d'acqua è finita. Una giornata con un po' di vento, vi lacrima un attimo l'occhio, è finita. Perché si scioglie? Cioè proprio si scioglie. Quando inizia a sciogliersi non smetterà mai di sciogliersi. Si scioglie. E ovviamente questa pappetta che si crea va nell'occhio, ve lo fa lacrimare, quindi continuerà a sciogliersi di continuo. Quindi una volta che entra in contatto con l'acqua, rimuovetelo. State lì con un fazzoletto se siete fuori casa e rimuovetelo perché vi farà lacrimare gli occhi di continuo. Si scioglie a contatto con l'acqua. Ma per il resto, se siete al chiuso, dura. E l'effetto c'è. E quindi sì. Sì, ed è quasi quasi mantiene le promesse se state lontano dall'acqua, assolutamente. Non l'ho testato mentre scolo la pasta, ad esempio col vapore, non voglio saperlo, preferisco non saperlo, potrebbe essere la stessa cosa. Ma noi andiamo avanti. E andiamo avanti con Dear Lash, Vegan Defining Mascara, quindi definisce. E allora, la confezione è un 10,5 ml, 14,90 euro. Io adoro questo pack con il cerbiatto sopra, quindi dice ciglia da cerbiatto. L'applicatore è questo. Eccolo qui. Setole sintetiche molto sottili, molto unite tra di loro e molto rigide. Però è un rigido che sono corte, molto fitte, ecco. Quindi non dà fastidio assolutamente applicato. Ma guardate l'applicazione. Thank you.
Allora, si vede già dall'applicazione. Facciamo così, ecco che si vede. È una formula molto fluida. È una formula molto fluida con queste setole sintetiche in silicone. Setole sintetiche per forza, in silicone così sottili, non credo che sia proprio l'applicatore adatto. L'applicatore va bene per definire. Però no con questa formula. Infatti vedete che non l'ho capito. Non ho capito il prodotto di mascara perché fai 5, 6, 7 passate ed ogni volta si vede appena, 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 appena l'effetto. Perché queste setole non sono adatte per questa formula liquida. Andrebbe una setole più folte in modo che vadano a rilasciare un po' di prodotto. Questo non rilascia prodotto, non lascia prodotto sulle ciglia, va sempre ad applicare sullo stesso punto. Si appoggia e lo toglie, si appoggia e lo toglie, si appoggia e lo toglie. Un effetto infinito. Infatti, con 6-7 applicazioni ho segnato ed è appena appena si vede se ti avvicini. No. Non è che è male il mascara, perché il mascara non è male, però o la formula o l'applicatore. Tutte queste due cose assieme non vanno bene. La formula con un altro applicatore o l'applicatore con un'altra formula e forse il risultato potrebbe cambiare. Però, no. Se volete un risultato naturale, scegliete un altro, che è sicuramente meglio. Ma ora veniamo a Occhioni, che è il primo mascara uscito da Neve Cosmetics, Natural Volume Mascara. È un 12 ml e viene. Sì. 14,90 euro. Allora, è un mascara volume con un applicatore fatto in questo modo, che sono, sembrano tante palline, quindi tum 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 tum. Ecco, bello volumizzante con una formula abbastanza cremosa. Devo dire, sincera, per me è il meno peggio. Quindi se avessi iniziato ad approcciarmi a Neve Cosmetics per i mascara con questo che era il primo uscito, dicevo, però sono bravi con i mascara. Nonché, però era il meno peggio, ma vediamolo nella clip. Allora, l'avete visto anche voi, si applica, si stratifica, va lavorato un pochino, però l'effetto si vede da volume, con un po' di strati da lunghezza, fa un po' di spessore ma non si sgretola, e resta inalterato durante il giorno, non si scioglie con una goccia di pioggia, resta naturale, è il meno peggio nel caso. Forse era uno dei primi prodotti vegan usciti come mascara, come make-up, ma adesso di make-up vegan ce n'è davvero tanto in giro e quindi ha studiato un po' le formule. Penso che la Neve debba un attimo rivedere questa idea, perché era uno dei primi marchi make-up completamente vegani e naturali, ma adesso ce ne sono tanti altri concorrenziali. Credo che debba rivedere un attimo questa sua idea. Però per il resto ci sta. E poi non posso dire niente, perché ad esempio io della Neve Cosmetics le tinte labbra, quelle all'acqua, io le adoro. Non c'entra niente con i mascara, ma le tinte labbra, ad esempio, le adoro assolutamente. Durano di più di quello che pensate. Quindi, alcuni prodotti vanno bene, alcuni no. Comunque, tutti questi mascara devo dire che si rimuovono facilmente
quelli che restano dopo, a fine giornata, si rimuovono facilmente con qualunque prodotto, quindi anche una camicellare oppure un bifasico, che solitamente io non utilizzo per i mascara, perché vado a avere un risultato strong e quindi lo rimuovo con un olio o un burro. A camicellare tranquillamente oppure qualcosa per il make-up occhi, e si rimuove facilmente. Almeno questo è di positivo. Fatemi sapere voi a questo punto, perché sono curiosa, se li avete provati e come vi siete trovate, perché ripeto, a me non sono piaciuti. Però magari se voi avete esigenze diverse, cercate un prodotto diverso, oppure volete un qualcosa di diverso, magari e invece vi possono essere piaciuti, anche essere i vostri preferiti, che ne so. E quindi fatemi sapere tutto, perché sono curiosa di saperlo. Io continuerò a testare altri mascara, ovviamente. Fatemi sapere tutto qui in info box, poi è stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!